determinare la soluzione del seguente problema di Cauchy specificandone il dominio massimale di esistenza. Y' uguale a un mezzo y quadro che moltiplica e elevato a meno 1 fratto y che moltiplica il seno di x mezzi, con y calcolato in 0 pari a meno 1 fratto logaritmo naturale di 2. È un'equazione differenziale a variabili separabili, perché abbiamo che ci scriviamo la nostra y' da una parte, y' è elevato meno 1 fratto y mezzi per y quadro che moltiplica appunto questo seno di x mezzi, dove notiamo come la g di y, eccola qui, come al solito funzione della sola variabile y, f di x funzione della sola variabile x e invece seno di x mezzi, definita ovviamente funzione periodica di periodo 4π greco, tra l'altro una funzione definita tutto il periodo, quindi tutto R, direi G di Y, la tensione invece è definita nell'intervallo, quindi J, l'intervallo di definizione della G di Y è meno infinito 0, unione 0 meno infinito, quindi 0 escluso, in quanto dobbiamo porre il denominatore di quell'esponente Y diverso da 0. Occhio che, visto che alla fine ci domandano, ci chiedono di determinare, specificare il dominio massimale di esistenza, visto che la y assume, ci dicono che quando x è 0 assume un valore negativo, che è meno 1 sul log di 2, attenzione che quindi l'intervallo, il codominio, l'immagine, per meglio dire, ecco, chiamiamo così, l'immagine della nostra y di x, soluzione, sarà meno infinito 0, quindi dovremo porre y, la nostra y di x che troveremo, integrale particolare, minore di 0, quando ci vuole specificare l'intervallo massimale. L'abbiamo già visto nei precedenti esercizi. Andiamo a separare le variabili, quindi il 2, dunque l'un mezzo, direi di regalarlo alla, quindi direi che un mezzo seno di x mezzi è f di x, g di y è alla meno su y per y quadro. Per separazione di variabili avremmo che dunque, visto che y quadro sta sopra, passa sotto, e in pratica dovremmo scrivere così: 1 fratto y quadro per 1 fratto e alla meno 1 su y, che però si può scrivere come e alla 1 fratto y, quindi ecco qua come si può scrivere l'integrale di dy fratto g di y, che quindi passa sotto, visto che abbiamo posto comunque g di y, abbiamo visto, abbiamo posto g di y diverso da 0, quindi abbiamo posto non a caso comunque anche y quadro diverso da 0 e anche y diverso da 0, e pari a c segnato più un mezzo, più integrale di un mezzo seno di x mezzo. Dx, la derivata di x mezzi di un mezzo x è un mezzo, e la primitiva, lo ricordo, del seno di f per f' è meno il coseno di f più c, ovviamente ci segnato, quindi vi ricordo che poi la derivata di 1 su y è proprio meno 1 su y quadro, quindi la primitiva di 1 su y quadro per la 1 su y è meno, perché ovviamente manca un meno nella derivata, meno elevato 1 su y, che quindi sarà pari a c segnato meno il coseno di x mezzi, moltiplicando per meno entrambi i membri di questa equazione otteniamo che è elevato uno fratto y è pari a meno, ci segnato, meno almeno più, più il coseno di x mezzi. E quindi possiamo dire che, ponendo ad esempio, come spesso facciamo, meno ci segnato pari a una costante c, dove sia ci segnato che c sono comunque costanti reali, avremo che è a 1 su y è pari a c più il coseno di x mezzi. E di conseguenza, attenzione, 1, evidentemente 1 su y sarà il logaritmo naturale di argomento c più il coseno di x mezzi. E di conseguenza, l'integrale generale di questa assegnata equazione differenziale a variabili separabili, lascio un attimo questo, anzi, questo lo cancello, mi interessa questo poi per la determinazione di meno segnato, quindi di c, cancello questo quadro, ho separato le variabili,
scriverò che l'integrale generale, che poi non ci interessa ma lo scriviamo sempre comunque, y di x vale 1 eccolo qua, 1 fratto il logaritmo naturale di argomento c più il coseno di x mezzi. Vogliamo determinare c, quindi per vediamo quella soluzione che in particolare passa per il punto di coordinate 0 meno 1 sul log di 2, occhio che y quindi è negativa, e direi di, per determinare c, di andare qui. Dunque direi di andare a mettere al posto di y e alla 1 fratto meno 1 fratto il logaritmo naturale di 2 è pari a meno c segnato più il coseno di 0 mezzi, ma il coseno di 0 mezzi è il coseno di 0, il coseno di 0 è 1, quindi otteniamo che meno c segnato, dunque 1 fratto 1, dunque questo viene 1, meno segnato pari a elevato, dunque qua diventa un meno logaritmo di 2, perché 1 fratto il logaritmo di 2 è log di 2, c'è il meno davanti, quindi meno log di 2, occhio ovviamente meno 1, perché questo qui, coseno di 0 mezzi che è 1, è passato a sinistra e l'ho cambiato di segno. Quindi otteniamo che meno c segnato, dunque e alla meno log di 2 è un e elevato log di 2 alla meno 1, per proprietà di logaritmo, meno 1, ma e alla log di 2 alla meno 1 è 2 alla meno 1, 2 alla meno 1 è un mezzo, quindi otteniamo che meno c segnato è pari a un mezzo meno 1, ovvero c segnato, o meglio, meno c segnato è pari a meno un mezzo, ma se meno c segnato è meno un mezzo, c è meno un mezzo, e quindi otteniamo che qui al posto di c ci mettiamo meno un mezzo, quindi otteniamo un 1 fratto logaritmo naturale di coseno di x mezzi meno un mezzo, ok. Attenzione ragazzi che io ho determinato non c segnato ma meno segnato, potevo anche dire ovviamente che c segnato è un mezzo, ma in questa maniera avevo detto che c comunque pare meno un mezzo, che io ho posto meno segnato per la c, non c segnato per la c, mentre è una questione di scelta che ho fatto io all'inizio. Ecco il mio integrale particolare, a questo punto ci chiedono, come ci chiedono, intervallo massimale di esistenza della soluzione. Direi che possiamo cancellare tutto. Dunque dobbiamo porre di sicuro y minore di 0, no? Quindi dobbiamo porre 1 fratto il, dunque qua ho commesso un errore, qua ho commesso un errore, ve ne sarete accorti, c'è un errore, un errore di scrittura, 1 sul logaritmo di argomento coseno di x mezzi meno un mezzo, ho scritto coseno di, sarebbe quella la soluzione, 1 fratto il logaritmo naturale di argomento cos di x mezzi meno un mezzo, che è il, valore di, che è il valore di c. Andiamo a porre quindi 1 sul logaritmo naturale del coseno di x mezzi meno un mezzo minore di 0. E poi, visto che comunque questa è una soluzione che ha un certo dominio di distanza, per la condizione di distanza dobbiamo porre il logaritmo di coseno di x mezzi meno un mezzo diverso da 0. Ma ovviamente lo scriviamo, ma non ci sarà poi bisogno di farlo, in quanto denominatore di questa frazione. E poi dobbiamo porre l'argomento anche del logaritmo, ovvero coseno di x mezzi meno un mezzo maggiore di 0. Cominciamo a risolvere questa. Allora, dobbiamo vedere quando è che il coseno di x mezzi è maggiore di un mezzo. Dunque andrei a rappresentare a questo punto, con un po' di pazienza, andrei a rappresentarlo qua. Andrei a rappresentare questa equazione goniometrica elementare in coseno, e andrei a rappresentare, andiamo a farla qua, va? La mia cosinusoide, no? Eccola qua. Qua c'è 0, ovviamente c'è 1, ci sarebbe meno 1, ma a noi interessa la retta orizzontale y uguale 1 mezzo.
Dunque, occhio a che non parliamo di coseno di x, ma parliamo di coseno di x mezzi maggiore di un mezzo. Dunque, intanto vi ricordo che il coseno vale un mezzo proprio a pi greco terzi, cioè a 60 gradi, no? Ci si chiedono quando è che questa cosinusoide, che è quella, vedete un pochino più. Oh, attenzione che la funzione è periodica di periodo 4 pi greco. Cosa vuol dire? Che il coefficiente di contrazione è 1 diviso un mezzo, cioè è 2. Quindi in pratica viene traslato l'argomento di 2, il che vuol dire che vabbè, qui è sempre 0, però qui non c'è pi mezzi, ma c'è pi greco e così via. Conseguentemente possiamo dire, guardate che, guardate qua, ecco qua la soluzione. Il coseno di x mezzi sta più in alto rispetto a un mezzo. Dovremmo scrivere quando x mezzi, quando x mezzi è compreso fra, chi c'è qua? Meno pi terzi e pi terzi, no? Se ci riferiamo a questa striscia qua, questa che c'è in mezzo, e moltiplicando per 2 troviamo che coseno di x mezzi meno un mezzo è positivo, è maggiore di 0, che vuol dire coseno di x mezzi maggiore di un mezzo quando x è compreso fra meno 2 pi greco terzi e 2 pi greco terzi. Direi che se avete problemi su queste cose potete guardare tranquillamente la lunga playlist che ho realizzato riguardante inerente la goniometria. Non c'è bisogno di risolvere la seconda equazione, logaritmo di coseno di x mezzi meno un mezzo di verso a 0, perché quando adesso andiamo a risolvere questa disequazione fratta, che consiste che va risolta ponendo numeratore maggiore di 0, ma 1 è la costante sempre maggiore di 0, e denominatore maggiore di 0, ponendo il denominatore, ovvero il logaritmo di coseno di x mezzi meno un mezzo strettamente maggiore di 0, stiamo anche dicendo che il logaritmo non può essere 0, e quindi non c'è bisogno di risolvere questa. Se scriviamo questo come logaritmo naturale di 1, dobbiamo vedere quando è che il coseno di x mezzi meno un mezzo è strettamente maggiore di 1. Portando però il meno un mezzo dalla parte destra, otteniamo che il coseno di x mezzi deve essere maggiore di 3 mezzi. Coseno e seno sono funzioni comprese fra meno 1 e 1. Il coseno di x mezzi non supera mai 3 mezzi è 1.5. Quindi la risposta è: non esiste x che verifica questa disequazione. Quindi vuol dire che il denominatore di questa frazione è positivo mai, il numeratore è positivo sempre, visto che parliamo di una costante 1. Quindi vorrebbe dire sempre e mai, tutto meno. In effetti, cosa ci ha chiesto questa frazione? Quando è che è negativa? È sempre negativa. Quindi la risposta, logaritmo di 1 sul logaritmo di coseno di x mezzi meno un mezzo minore di 0, per ogni x, appartenente ai reali. E quindi risulta che, ovviamente, intersecando il tutto, questo sarà ovviamente sempre diverso da 0, intersecando il tutto ci viene che x è compreso fra meno 2 pi greco terzi e 2 pi greco terzi, che quindi rappresenta l'intervallo massimale della soluzione. Quindi scriveremo che, accendiamo tutto, va bene? Andava difficile, ma in realtà molto molto facile. Quindi diremo che la soluzione particolare è y di x fratto 1 su il logaritmo naturale del coseno di x mezzi meno un mezzo, per ogni x appartenente all'intervallo, intervallo massimale di distanza della soluzione, che è meno 2 pi greco terzi. 2 pi greco terzi, ovviamente entrambi esclusi. Ecco qua.